Una carriera in nero-verde che lo ha portato dalla Serie C2 fino alla Serie A ad essere capitano del Sassuolo e all'esordio in Europa. È cominciata così, con Francesco Magnanelli sul palco, alle nostre spalle la giornata a lui dedicata, il Magnanelli Day. Come calciatore per me è stato fondamentale, perlomeno per la mia esperienza, orgoglioso di aver avuto un capitano come Francesco, felicissimo di festeggiare anche il suo dì a calcio e mi auguro anche per lui un'ottima carriera da allenatore perché ha tutte le caratteristiche e le conoscenze per poter diventare un allenatore importante. Da giocatore era già un po' allenatore? Era il mio riferimento in campo, io se chiamavo Magna mi permetteva di poter dare delle indicazioni per poi poter far partecipare sia la linea difensiva, i difensori o gli attaccanti. In allenamento era il primo che suggeriva quello che voleva l'allenatore, per quello era un allenatore in campo. Io dico che è stato il sogno del dottor Squinzi. Perché lui Magnanelli è il simbolo del sogno del dottor Squinzi, perché mi ricordo quando eravamo proprio qua allo stadio Ricci, veniva a trovarci e diceva: ragazzi, io voglio fare il derby col Milan, e questo ce lo diceva, e forse Francesco è l'unico rimasto di quel gruppo che era partito in quegli anni, per cui ha esaudito il sogno del dottor Squinzi. L'ho fatto capitano, è diventato capitano con me in quella stagione ed è ancora il capitano adesso. L'esperienza conta, quindi lui ha fatto tutta questa trafila, questo successo, anche parlando insomma con la proprietà, l'ha vissuta fin dai primi momenti, quindi soltanto le grandi persone soprattutto, che poi diventano anche grandi giocatori, possono fare queste cose e Francesco l'ha fatto. Un uomo, un professionista, un calciatore forte in tutti i sensi, nel cuore, nella testa, quindi un leader, un capitano vero. Ho avuto il piacere di allenare, ho avuto il piacere di condividere con lui una bella parentesi qui a Sassuolo, quindi non posso che augurargli tanta fortuna, quella che ha avuto da calciatore qui con il Sassuolo e che sono sicuro che avrà anche come tecnico e come allenatore. Leader in mezzo al campo e leader anche negli spogliatoi, perché non è un ragazzo che parla tantissimo, però con l'esempio, con le poche parole che dice, sicuramente sapeva dare, indirizzare la strada ai compagni e sicuramente lo farà anche nel proseguo della sua carriera, che vedremo se sarà da allenatore o chissà quale altra figura all'interno del mondo del calcio, perché persone come lui è giusto che rimangano all'interno del mondo del calcio. La gente qua descrive già chi è, gli ex compagni di squadra che oggi sono tornati in una giornata d'estate per giocare questa partita, descrivono ancora di più chi è. Anni nella stessa società, dalla C2 alla Serie A, il 18° nello staff, tutto questo lo descrive. Poi dietro a questo c'è un ragazzo che è diventato un uomo straordinario e un collaboratore che farà parte dello staff già utile nonostante la poca esperienza. Noi, nero-verdi, i colori di chi non si arrende mai, nero-verdi, siamo forti, siamo noi, sì, siamo te, nero-verdi, una voce dal cuore ti guiderà, ti vogliamo bene Francesco, ti vogliamo bene! Francesco è un compagno, un amico, è un punto di riferimento, lo è stato per tanti anni e lo sarà ancora perché comunque rimane in società Qual è la qualità più importante che gli riconosci? Ma la lealtà, mettersi sempre a disposizione del compagno, sono queste le sue due qualità che poi l'hanno fatto diventare il leader all'interno dello spogliatoio. Io penso che ce lo aspettavamo tutti, perché è arrivato un ragazzo umilissimo, si è messo sempre a disposizione e poi era bravo, quindi in quelle categorie fisicamente lui era già pronto, poi in Serie A secondo me è andato avanti anche per l'intelligenza. Chi è per te Francesco Magnanelli? Fratello, ho già detto 100 milioni di volte e non mi stancherò mai a dirlo, sono emozionato per lui veramente perché... abbiamo passato tante insieme, siamo cresciuti insieme perché io avevo 23 anni, lui ne aveva 21, per cui siamo proprio passati da ragazzini, siamo diventati uomini. Poi l'amicizia che si è creata durante tutti questi anni, che è cresciuta, la vita normale, quotidiana, il pranzare insieme, l'uscire insieme, sono ricordi che mi porterò sempre nel cuore. Magnanelli è Sassuolo, per cui è giusto che la città sia tutta per lui e noi siamo venuti qua tutti volentieri per lui perché se lo merita, perché oltre che essere stato un gran giocatore è una grandissima persona. Ti ha sorpreso Francesco? Ma no, sorpreso no, perché con le qualità umane, qualità anche tecniche, tattiche, fisiche, e la sua perseveranza nel quotidiano, e nel dare l'esempio anche agli altri. Diciamo, credevo anche quando poi sono andato via nel percorso che poi ha fatto, quindi sì, è tutto meritato. Sì, siamo qua alla sua partita di addio e questo pubblico è qui adesso perché insomma si riconosce in lui la persona che è, prima di tutto. Poi il calciatore, quello lo si vede e lo conoscono un po' tutti, però è... e penso che sia una delle più belle persone che abbia conosciuto nell'ambito calcistico. Lui ha fatto un po' la crescita di pari passo con la squadra e con la società. Se l'è meritata perché tutti i giorni lui lavorava per conquistarsi il posto e confermarlo. Ha fatto delle partite straordinarie, tante cose insieme alla società e una crescita che se l'è guadagnata giorno per giorno sul campo. È un leader, un riferimento, una persona che ha sempre amato Sassuolo come la sua famiglia e per questo credo sia stato l'esempio per tutti noi che negli anni siamo passati, avere una persona di ispirazione, una persona che ha portato secondo me tanti giocatori e tanti compagni ad un livello superiore e questa è credo la grande eredità che lui lascerà a ogni compagno di squadra che ha giocato con lui. Credo che lui sia una di quelle persone che è un leader sempre, dentro e fuori, prima di tutto con l'esempio e poi nell'essere coerente nei comportamenti. Purtroppo smette perché per tanti ragazzi giovani sarebbe stato un patrimonio ancora da sfruttare, però credo che con chiunque si parli di Francesco si parli indiscutibilmente di una persona straordinaria che va oltre il giocatore. È uno dei pochi che negli anni è riuscito a fare un percorso da bandiera, quindi sicuramente è una figura molto importante per questa società e merita questa festa. È uno di quelli che da compagno gli ho sempre detto guarda il tuo futuro è già scritto, perché già quando comunque fino a poco tempo fa giocavamo insieme, era uno che comunque a livello tattico, tecnico era già molto molto preparato, quindi non mi sono stupito che questo percorso sia iniziato nel breve tempo. Francesco Magnanelli ha rappresentato qualcosa di importantissimo per la storia della vostra famiglia e di questa società, del vostro Sassuolo. Quanto, cosa significa per voi che l'avete vissuto al fianco dei vostri genitori e avete vissuto tutta la storia di questo ragazzo? Francesco è sempre stato un'istituzione per questa squadra e ovviamente lo consideriamo proprio parte della nostra famiglia, della grande famiglia Sassuolo, quindi è una persona che è stata con noi 17 anni e ormai è proprio parte del nostro cuore. C'è una foto, Presidente, del 2005 in cui tu accogli un Magnanelli giovanissimo. Chi era quel Francesco Magnanelli? Era un ragazzo giovane di belle speranze su cui avevamo riposto le nostre speranze per incrementare il primo lavoro che aveva fatto Bonato. Era stato chiamato per darci una mano perché il primo anno eravamo stati eliminati ai playoff e il secondo anno anche con l'inserimento di Magnanelli siamo riusciti a fare il primo passo di tanti passi che abbiamo poi fatto in seguito. Qual è il ricordo più bello che ti lega a Magnanelli? Magnanelli sono tanti ricordi, il suo modo di approcciarsi agli allenamenti venendo in bicicletta, viveva Sassuolo come se fosse sempre stata sua. Questa è la dimostrazione che è un ragazzo che è sempre stato modesto, al suo posto, aveva una sua etica personale, però credeva in quello che stava facendo e lo ha dimostrato riuscendo a giocare anche in Europa League. Quanto ti ha stupito in questi anni di Nero&Verde Francesco Magnanelli? Beh, ci continua a stupire perché al di là di tutto quello che ha fatto come calciatore, in questo momento lo stiamo vedendo anche all'opera come aiutante del mister, per cui capisci subito le qualità che non sono soltanto le qualità tecniche ma anche le qualità dell'uomo, per cui veramente posso dire che è un ragazzo straordinario. Comincia una nuova stagione e lui è nello staff tecnico, era già un po' allenatore in campo Francesco. Sì, ma questo lo si vede perché già guardandolo anche in ritiro capisci già che il passaggio da giocatore ad allenatore, che non è facile, ma è stato un passaggio, posso dire, semplice, per cui io penso che potrà avere anche un bel futuro come allenatore. Alza la Remo! Ho visto arrivare nel 2005 un pomeriggio qui allo stadio Ricci, è un ragazzo, un bambino, veramente un bambino, mi ricordo, mi fece anche tenerezza perché veniva da Gubbio per venire qua a giocare al calcio, però che fosse un ragazzo bravo si vedeva già così, che aveva delle qualità umane, soprattutto anche comportamentali, atteggiamenti, che sono ragazzi che ottengono sempre il massimo perché si impegnano e perché lavorano per fare quello che vogliono fare. Quindi di lui ho un bellissimo ricordo, di quando è arrivato. Quante volte in 17 anni ti ha stupito? Mi ha sempre stupito per il atteggiamento, il comportamento, il suo modo di fare, il suo modo di essere. E quindi l'ho visto anche nei momenti di difficoltà, quando non riusciva a giocare, in qualche volta ha avuto anche qualche problema a giocare, però si è sempre dimostrato un signore e ha sempre fatto di tutto per non cercare di mettere in difficoltà la società. Lui è stato importantissimo per noi, da quando siamo andati dalla C2 alla C1, dalla C1 alla B con Allegri e soprattutto nell'era di Di Francesco, perché siamo riusciti a essere in Europa League, però un capitano che gestiva bene il gruppo, gestiva bene lo spogliatoio. Quindi è la persona che, insomma, quello che ha fatto e dove è arrivato se l'è meritato. Quindi io posso solo dire, parlarne sempre bene, ho conosciuto bene anche la sua famiglia, sono stato 2 o 3 volte a casa sua, ho visto il suo ambiente familiare, il papà, la mamma, la sua famiglia, sono persone veramente che ci auguriamo di tenerlo qua ancora per un paio di anni. Umberto, allora noi ci ricordavamo un ragazzino che nel 2005 è arrivato qui per giocare a calcio con tante speranze, tanta voglia e che ha fatto delle cose incredibili. Per voi che serata è stata questa, con tanta gente, tanti tifosi, tanti cori, tante emozioni? Per la prima volta quasi quasi mi sono emozionato perché ho visto tanta gente che gli vuole bene. Io mi ricordo che quando è venuto qua su, babbo, mi hanno chiamato a Sassuolo, che faccio? Franci, ci devi andare tu, non io. Che fai? Partito subito, quando ti fermi attenzione, no, perché arrivi all'orario tardi, partito, è venuto su, si è fatto la sua strada con grandi sacrifici, però è un ragazzo che secondo me merita, io ne sono orgoglioso anche perché è venuto in una cittadina che a me piace molto, è stato accolto benissimo dai sassolesi, è una città che io vengo su sempre volentieri. Sono stato fortunato, dai, avere trovato della gente, dei tifosi bravi così. Al papà e alla mamma, Rossana, qual è la cosa che più vi rende orgogliosi? Che tutte le persone che incontriamo ci dicono che è una bella persona. Io sono orgogliosa di quello. Finita un'era, però sono orgogliosa di mio figlio. E stasera è stata una bellissima, bellissima serata. Vi vogliamo così! La serata colma di emozioni, quella dell'addio al calcio di Francesco Magnanelli, del Magnanelli Day, stretto in un abbraccio tra i suoi allenatori più importanti, tra i compagni di squadra, tra i tanti tifosi che a fine serata gli hanno voluto regalare anche l'immagine che è alle nostre spalle. La storia di Francesco Magnanelli con il Sassuolo non finisce qui, ma quella in campo con la sua maglia numero 4, sì. La maglia numero 4 in mano per l'ultima volta e poi comincia un nuovo capitolo. Ma questa serata, che serata è stata per te? È una serata bellissima, ovviamente. Ho vissuto già tante emozioni a maggio, con il saluto allo stadio e tutto quanto, quindi diciamo che pensavo di emozionarmi un po' meno, invece poi alla fine vedi tutta questa gente, vedi tutti i miei ex compagni, ex allenatori che hanno accolto l'invito. È stata una serata bella, diversa da quelle di maggio, ma molto più piacevole, molto più divertente, molto più... Ho rivisto gente che non vedevo da tanto e... Li devo ringraziare loro, devo ringraziare la società che ha fatto una roba del genere, devo ringraziare i tifosi che sono venuti, tutte le persone che sono semplicemente passate per farmi un saluto e chi mi ha scritto tanti messaggi. Quindi ho ricevuto tanti grazie, ma credo che ne debba fare altrettanti io a tutta questa gente. Il tuo primo allenatore, Remondina, ha detto che tu rispecchi quello che era il vero sogno di Giorgio Squinzi. Ti rivedi in questa frase? È una cosa molto bella, penso di aver avuto un ottimo rapporto con tantissimi allenatori, ho sempre cercato di fare il mio, di farlo nel migliore dei modi, di mettere davanti la squadra ai miei interessi personali. Credo che tantissimi allenatori l'abbiano capito, se non tutti, quindi per me questa è già una grandissima vittoria. Il patron è un ricordo ancora vivo, lui e la moglie sono un ricordo bello, sono un ricordo vivo e sono coloro che hanno dato il via a tutto quanto il nostro obiettivo è quello di cercare di continuare su, come ho detto spesso, sulle linee guida che ci hanno insegnato e che ci hanno indicato, e poi i figli stanno continuando su questo percorso, hanno risposto presente, hanno risposto alla grande, quindi c'è solo anche per loro solo un grande ringraziamento.